Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Mister L, e benvenuti in questo nuovo video. Allora, quindi, sono stato inattivo per un po', ma è perché ho avuto un po' i crisi che mi copriva. E oggi ho deciso di portare questo nuovo gioco, chiamato, nuovo, cioè, per modo di dire, chiamato 400 Years. E adesso vedrete di cosa riguarda. Spero che le cuffie mi registrino il volume, perché sapete com'è che a me non mi registra il volume ogni tanto. Freccetta, direi che posso toglierla anche. Sì, è meglio, ma sì, dai, non facciamo i bastardi, lasciamogli qua chi... Lasciamo vedere chi ha fatto il gioco così. Lui si è svegliato sentendo qualcosa di strano. Una calamità stava arrivando. Ok. Destra, sinistra, non muoverci. Giù e su non fa niente. Ok. Lui doveva fermare la calamità, perché solo lui poteva. E aveva soltanto 400 anni. Ok, avete già capito. Noi siamo questa specie di monolite di pietra, tipo dell'isola di Pasqua. Qui i sottotitoli ve li lascio, cioè per far vedere chi l'ha fatto, così magari. Così un po' di riconoscenza. Ok. Ogni tanto, per poter superare gli ostacoli, bastava soltanto aspettare. Premi spazio per aspettare. Premi premuto. Aspettiamo inverno, ecco qua, inverno è arrivato, andiamo avanti, avete visto? E qua ci abbiamo anche tutto il tempo che abbiamo. È passato un anno e quindi ci rimangono 399 anni. Qualche volta per poter superare un ostacolo doveva soltanto scalare un albero. È tipo la storia di questo mostriciattolo qua, diciamo, di questo megalite. E qui ora noi dobbiamo aspettare, sempre tenendo premuto spazio e far crescere quest'albero qui e salirci sopra. Ecco qua. Di tempo noi vedete che non ce ne abbiamo poco. Qualche volta l'albero era nel posto sbagliato. Anzi, qua so già io che fare. Aspetta. Ecco qui. Dobbiamo raccogliere questo qua. Presse E per poter raccogliere un seme. Presse E. Premi E per raccogliere un seme equipaggiato. E premiamo E per poterlo mettere giù. Direi che qui va bene. Ora vediamo un po' cosa succede. L'albero cresce, avete visto ragazzi che figata. Tanto noi tipo quando siete una statua che non ha bisogno di parlare, di muoversi, di bere, di mangiare o robe varie, sa già sì, noi qui non possiamo andarci perché non possiamo saltare. Cioè possiamo muoverci, ma siamo sempre una statua di 3 tonnellate, insomma. Abbiamo comunque delle restrizioni, ragazzi. Spero che il volume ci sia. Qui bisogna buttarsi giù, immagino. Me lo sono un po' spoilerato, giusto per capire com'è, ma non tutto, eh. Lui aveva visitato un villaggio e aveva visto tanta gente che era affamata. Questa gente qui è affamata, ragazzi. Guardate qui che scappano. Guardate che scappano. Acclamatemi come vostro dio, puttane. Vabbè, andiamo avanti senza. Un attimo che guardo a sinistra che c'è, ragazzi, che qui non sono sicurissimo, eh. Non sono sicurissimo. Ok. Ho già capito che lì non si può andare. Questa parte qua forse me l'ho mezza spoilerata, mi sembrava che bisognava andare giù per di qua. È inverno. Ah sì, ok, so io che fare, so io che fare ragazzi, ok, a posto. Siamo qui che state, vaffanculo. Ecco qui. Sì, non lo controllo, ecco qui. Raccogliamo un seme, ce ne basta uno intanto, e cominciamo a tornare indietro. Tanto quando sei una statua non hai bisogno di respirare. Grano. Tra l'altro ragazzi, io ho anche dei problemi a fare il video perché al contrario dei crisi io ho delle restrizioni qua a casa mia, cioè non posso fare ciò che voglio. E infatti prima gli ho fatto una battuta. Guarda, per il tuo compleanno io ti regalo una corona giocattolo, così vai in giro per casa con la corona giocattolo in testa. Così puoi dire io sono il re di casa mia. Perché più o meno è così, ragazzi, lui è il re di casa sua. Immagino che bisogna andare qua a destra. Ah, ok, siamo tornati qua. Sempre stessa roba, ragazzi. Ah, comunque sia, un attimo che vi spiego. Ok. Voi il video come sempre lo vedrete un po'. Lo vedrete un po', come dire. Casomai non lo vedrete proprio a schermo intero, ma perché per poter riuscire a ritagliare bene lo schermo, ragazzi,
È necessario che avere tipo. Noi abbiamo Windows Movie Maker per editare i video, ragazzi. E il punto qual è? Che Windows Movie Maker è gratis. Il programma però ha proprio a cose base, diciamo. I programmi invece di editing avanzato che ti permettono di fare tutte quelle robe fighe, come ad esempio Sony Vegas, costano tipo 600 euro. E noi non lo compriamo intanto perché già non abbiamo soldi con la partnership. Cosa andiamo a comprare cose da 600 euro? E di più non proviamo neanche a craccarcelo, perché non è come craccarsi il giochetto che ti piace perché non hai voglia di spendere 5 euro. Però si tratta di craccare una roba da 600 euro, ragazzi. Noi diciamo che è meglio non fare certe robe. Facciamo crescere tutto quanto, ragazzi. Ecco, questo cresce tutto. E aspettiamo un po' che passi un po' di tempo. E guardate, ragazzi. Loro, da quel che ho capito qua, perché mi ricordo questa parte qui, si dovrebbero evolvere se non vado errato. Beh, no. Ok, vabbè, intanto noi lasciamo di qua. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Spostiamoci e lasciamogli in pace. Ok, come potete vedere noi non possiamo andare per di qua, quindi aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. Perché non fate niente? Dannazione, sono un po' stanchino io ragazzi, ma è normale diciamo. Poi voglio portarvi anche un altro gameplay perché domani Chris forse non potrà registrare. Bene, quindi. Devo mettervi altro grano per terra, scusate. No. Ok, non capisco proprio cosa vogliono sti qua ragazzi. Forse devo dargli più tempo. Forse devo anche andarmene e lasciargli in pace. Mi metto qui nell'angolino, voi fate quello che volete. Ecco qua, si sono evolute, avete visto? Avevo ragione. Quando il grano era cresciuto, questo qui si è trasformato in polvere. Ah, cioè, praticamente dice che il grano, si trasforma, con il passare delle stagioni, si trasforma in polvere. Perché, sì, dai, ragionamenti filosofici. Loro si sono evoluti, ragazzi, e forse tra poco cominciano anche a costruirci un ponte. Aspettate. Ecco, hanno costruito una capanna lì. Ecco qua il ponte, ecco qua, hanno costruito un ponte. Bellissima questa cosa qui, però devono continuarlo. Abbiamo ancora 350 anni, ragazzi. Non so a voi, ma per me sono pochini. Spero anche che la registrazione venga fuori bene, perché ragazzi, sapete che noi con le registrazioni ci arrangiamo con quel che possiamo. Programmi gratis, cuffie malconce, giochi pixellosi. Ah, che palle, vabbè, dai, qua so che fare. Ma un attimo, se io vado a mettermi sott'acqua, che succede con l'inverno? Mi piaccio anch'io, ah, ma l'avete capito voi questa? Che figata. Bene. No, 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 c'è lo spessore. Mi sembra che dobbiamo aspettare che costruiscano un ponticello questi tipi qua. Infatti guardate che hanno costruito. Pam! Bravissimi villager, sono i villager di Minecraft, ragazzi. Comincio a preoccuparmi il fatto che non sento volume. Forse dovrei dare un'occhiata qui alle cuffie. Datemi un secondino, ragazzi, ehi. Allora, quindi. No, 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 non cambia niente, cioè. Io ve l'ho detto che c'ho tipo cuffie tarocche. Perché anche nei gameplay, i precedenti gameplay che ho fatto di The Sandman, che dopo forse continuerò, porterò anche avanti. Io lì devo. Non sono, cioè. Io non lo sentivo il volume. Vabbè, è qua? È qua? Ah, sì, quindi. Allora, un attimo, oi. Un attimo. No, oi. Quindi sì, qua mi sono spoilerato anche un po' qui, mi ricordo un po' cosa devo fare. Ok, quindi qui non c'è niente. Qua non c'è niente. Forse dobbiamo andare qua giù, ecco. Ah, ok, sì, va bene, dai, ok. Mi sono ricordato benino, dai. Vedete qua che c'è questa specie di buco, ragazzi. Dobbiamo riuscirci a buttare sopra, però tuttavia dobbiamo. Ecco qui. Ma vaffanculo, ho fatto passare troppo tempo. Dai, dai, ok.
Tipo, dobbiamo cercare di caderci dentro. Immagino, eh. Sembra un mezzo spoilerato, ma. Non mi ricordo. Va bene comunque, non mi lamento. Quindi abbiamo questa specie di. Il custode di pietra lo chiamiamo, perché non so proprio come chiamarlo. Pam. E siamo. Se lagga anche questo gameplay, ragazzi, è proprio. Stack. Butto il computer fuori dalla finestra, perché. Già sto registrando tipo un terzo dello schermo. E qui ho già capito. Vedo stalagmiti qua. Stalagmiti. Occhio ragazzi che stalagmiti e stalattiti sono due robe differenti. Tipo stalattiti quando vanno dal basso verso l'alto. Stalagmiti. Vabbè, sono due robe differenti ragazzi in ogni caso. Dipende dal fatto se vanno verso l'alto o verso il basso. Nel frattempo ci sono rimasti solo. Ok, vediamo se mi basta così. Penso di potermi arrampicarci. Posso farlo. No, non, forse non riesco a farlo. No, non ci riesco. Aspettiamo. Ok, dai, ora ci riesco. Saliamo qui. No, 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 no. Aspettiamo un altro po'. Sì, dai, ora sì, ci riesce, no? Dai, bravissimo. Che poi loro non si rompono mica, siccome, insomma, siamo solo un tipo fatto di rocce. Penseremo niente. Ok, il cane comincia a rompere, ragazzi. Spero che voi non lo sentiate. Questo gioco qui è, come dire, è un gioco gratis, ragazzi. Un flash game, non so come si chiama. E così, non dico che vi consiglio di giocarlo perché avete visto, non è nulla. Non è nulla di che. Però pensavo fosse una bella idea portarlo sul. Vaffanculo bastardo. Portarlo sul canale. Ah, guardate che si sposta. Io pensavo che dovevo tipo aspettare che si formasse il ghiaccio. Fierissima questa cosa qui. E qui. No, lì a destra non bisogna andare qua, ne sono sicuro. Una mostra sullo schermo, vedo che esce. E beh. Come faccio io qua? Se non ho i semi. No, non mi dire che devo tornare indietro a raccogliere semi. Aspettate un attimo, ragazzi, che aspetto che venga su indietro. Sì, forse devo. Ah, sì, infatti qua penso ci sia tipo una specie di scorciatoia. Ah, ok. Guardate come si sono evoluti, tra l'altro. Aspettiamo che venga su autunno, ok. Madonna mia, la mosca. Eccoli qua i semi, lo sapevo io che se non erano lì bisognava tornare indietro. Raccogliamo i semi. Che chestnut, non chiedetemi che sia. E poi al posto di acclamarmi come un dio, il loro salvatore che gli fa progredire, hanno paura di me. Vabbè, almeno non tentano di uccidermi. Fammi rifiutare. Ok. Cosa? Ah, se viene su inferno, i semi muoiono. Ah, chi la sapeva questa qua, ragazzi? Chi la sapeva? No, non la sapevo mica io sta cosa qui. Quindi dobbiamo riuscire a fare tutto senza. Dobbiamo riuscire a fare tutto in autunno, quindi. Ok, sì. Madonna mia, la mosca. Sì, dai, l'albero di là, cioè, la barca dovrebbe essere a posto, perché ho capito che devo fare. Andiamo qui. Raccogliamo quel che è, il chestnut, la noce, la pigna. No, è una noce, cioè, sì, è proprio. È chiaramente una noce quella là. Di sicuro, infatti. Ok. Ora noi andiamo qua sopra. Che poi dovremo tipo sradicarla questa rete, ma. Vabbè, lasciamo perdere. Ed ecco qua. Piantati. Ok. Comincio a preoccuparmi perché sta passando veramente tanto tempo. Ma no, abbiamo ancora 264 anni. Andiamo avanti. È un po' difficile. Oh, stiamo andando sempre più vicino alla fine del suo obiettivo. È un po' difficile adattarsi a parlare con questi gameplay perché non hai tantissimo di cui dover parlare. Forse taglierò anche due parti dove non parlavo oppure dove non facevo niente. Ah, il vulcano, ok. Aspettate che io di qua ragazzi, adesso vado nel dentro, qui avevo sentito che c'è tipo una specie di.
Riferimento a un altro gioco, una roba inutile ai fini della trama. No, vaffanculo, non mi faccio tutta la strada per niente. Era semplicemente un riferimento a un altro gioco fatto sempre dallo stesso creatore, mi sembra. Però è inutile ai fini della trama questo. Un vulcano, ragazzi. Era questo ciò che minacciava l'umanità, tipo. Ok. Ci arrampichiamo qui dentro. Avete capito voi? Premi E per bloccare la lava. Ok, lui si è messo in mo così in modo da poter bloccare la lava, tipo come dire, e premi spazio per aspettare. Come dire, a mo' di sacrificio, diciamo. E la parte più bella, ragazzi, che adesso potete vedere, che strano effetto grafico hanno fatto qui. Il tempo passa velocemente e ora inverno anno 2013 e infatti vedete che si vede l'aereo. Significa che il suo sacrificio è stato, come dire, è andato bene ed è riuscito a sacrificarsi, che poi magari è ancora vivo, chi lo sa, ma in ogni caso è riuscito a sacrificarsi per l'umanità, in modo così l'umanità potesse andare avanti, confermato dal fatto che se c'era l'aereo significa che l'uomo si è salvato. È un giochino un po', come dire, calmo, potremmo dire rilassante se ha la musica che io non sento perché ho le cuffie scrause, ragazzi. In ogni caso mi è piaciuto un po' per via di quei messaggi, di quei piccoli messaggini che a me piacciono, come ad esempio l'importanza della pazienza e anche l'importanza del sacrificio. In ogni caso, ragazzi, il gameplay è finito qui e ci si vede a un prossimo video. Ciao a tutti, a un altro bel video, ragazzi, tutto per voi che... Come dire, verrà fuori di 40 minuti immagino, però sarà un gameplay anche questo qui in 3D, però sarà, come dire, sarà tipo senza il gameplay, però veramente ragazzi è un gioco che fa pensare veramente molto, specialmente se ci si riesce a immedesimare bene, proprio ti segna nonostante non sia nulla di che. Comunque sia, ci si vede al prossimo video, ciao a tutti.